Ciao a tutti amici Ombriverse e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di una cotta che avevo in programma da tantissimo tempo e che non avevo ancora abbrassato, principalmente perché avevo scritto la ricetta durante il cambio impianto e quindi per tutta una serie di motivi l'avevo sempre rimandata. La ricetta alla base è una new entry nel ventaglio di ricette dello Sgabuzen. Ho deciso di chiamarla Cherry Fast Lager. Cherry perché conterrà ciliegie, Fast Lager perché la fermenterò utilizzando una tecnica innovativa. Ma non ci perdiamo in chiacchiere e passiamo subito alle riprese della cotta. Sigla! Per quanto riguarda il grist, non ci sarebbe neanche bisogno di parlarne, dato che è semplicissimo, con un 10% di fiocchi e tutto il resto composto da malto pilsner, ovviamente il mio preferito, cioè quello prodotto da Munter & Ingemans e venduto da Mr. Malt. I più attenti di voi avranno notato la presenza di l'olla di riso tra i grani macinati. Ne ho usato circa 200 grammi e stavolta ho deciso di mischiarla insieme al resto dei grani. Questa è stata la cotta con la più alta efficienza estrattiva da quando ho il Brewmonk, ovvero 70%, che è comunque bassa rispetto ai miei standard di quando facevo trettini, ma è comunque accettabile. Il filtro di sopra come schiumare. Ah, quindi perfetto. Fly sparge proprio fly. Per la luppolatura ho utilizzato un'intera confezione di Sats, dividendola in tre gettate rispettivamente a 60, 20 e 10. Diciamo che ho usato un po' quello che mi era avanzato in dispensa per fare questa birra, principalmente perché è un esperimento e ho preferito non perderci troppo tempo vicino, così non ci rimango male se devo buttarla. Ma veniamo a noi. Che cosa significa Fast Lager? Si tratta di una tecnica, ovviamente americana, sperimentata prima da Davide di Rovid Birre e poi da Daniele di Officina Brew, che prevede di fermentare un batch di birra partendo da temperatura bassa e aumentare gradatamente la temperatura fino ad arrivare a temperature da alta. Il lievito che ho scelto per questa birra, il Fermentis V3470, inizierebbe la fermentazione alla sua temperatura normale di utilizzo, ovvero i 10 gradi, per finirla intorno ai 18.
Questo dovrebbe garantire una fermentazione molto veloce, da cui fast lager, e dovrebbe evitare la formazione di off flavors. Perché? Perché il grosso dei problemi avvengono all'inizio della fermentazione, momento in cui il lievito è più propenso a fare guai. Secondo gli esperimenti che ho letto sul sito di Brewlosophy, che vi invito ad andare a leggere, ma se avete letto l'articolo di Davide lo sapete già, basta aspettare che la birra sia arrivata a metà della sua fermentazione per poi iniziare ad alzare la temperatura. Come ho detto all'inizio di questo video, ho rimandato per mesi la produzione di questa birra, innanzitutto perché l'avevo scritta durante un momento tragico per lo Sgabuzen, ovvero il cambio impianto, e poi perché non sapevo come regolare quotidianamente la fermentazione andando spesso fuori per lavoro. La soluzione a questo problema mi è stata offerta involontariamente dalla Inkbeard, che mi ha inviato il nuovo termostato Wi-Fi. Utilizzando l'app dedicata, infatti, non ho avuto problemi a regolare la temperatura di fermentazione anche lontano da casa. Se non conoscevate questo nuovo prodigio della tecnica, vi lascio innanzitutto nella scheda in alto il link della recensione in cui faccio l'unboxing e vi parlo di questo nuovo oggetto, e poi in descrizione vi lascio il link per l'acquisto su Amazon. Ma torniamo alla cotta. Arrivato a questo punto mi sono accorto che si era formata una stratificazione di temperatura, perché la sonda del Brewmonk misurava 60 gradi, mentre la superficie del mosto era a 25. Per cercare di uniformare le temperature in pentola ho introdotto l'asta di Whirlpool e ho fatto ricircolare per 5 minuti, dopodiché mi sono preparato per trasferire il mosto nel fermentatore.